Tu che stai guardando questo video, siete lì che vi state impezzando una tipa. Questo è un video dedicato a tutti i ragazzi che guarderanno questo video. Sei lì che ti stai impezzando una tipa, ti giochi la carta, cioè, non ti offro, ti preparo la cena. E già lì la donna dice, minchia, questo qua cucina pure. Tu già hai un piede dentro, non è dentro la fossa. Le donne, non un 90%, ma un buon 80-85% sono amanti della zucca. Io oggi ti faccio vedere come realizzare un antipasto e o un secondo, dipende, alla zucca, che tu fai centro fisso, sicuro, ma fisso, non sbagli, e con un 4 mosse, perché adesso ti farò vedere che è veramente molto banale, noi riusciamo a fare un figurone. Oggi andiamo a fare quello che avete visto all'inizio video. Andiamo a fare un flan alla zucca con una fonduta di parmigiano e nocciole tostate. Lista della spesa. Prima della lista della spesa, prima di andare avanti e dirvi tutto quanto, io ti ricordo, per supportare il canale e magari avere anche altre carte da giocare con altre future donne che avrai a mano, di iscriverti al canale, accendere la campanella, lasciare un mi piace e commentare. Commentare... Facciamo un gioco. Scrivetemi qui sotto il vostro ingrediente preferito. Io con il vostro ingrediente preferito proverò di tirarvi fuori un piatto carino, che sia un antipasto, un primo, un secondo. Vediamo cosa mi viene in mente. Lista della spesa. Per due flan, quindi due antipasti, ci serviranno su per giù 250 grammi di zucca, un'acciuga, che volendo potete anche non metterla, un paio di acciughe gli fa dare una bella sapidità e smorza la dolcezza della zucca, noce moscata abbondante, un centinaio di grammi su per giù di grana padano, parmigiano, pecorino, quello che preferite, un mix. Io qua vado ad usare un parmigiano reggiano 27 mesi, e due uova, più i vari aromi che vedrete nel video. Gli aromi sono non soggettivi, potete andare a mettere quello che più preferite voi o quello che sapete che preferisce la vostra consorte. Io vi faccio vedere una versione non base, una versione che a me piace, una versione che ho fatto una prova, è venuta abbastanza bene e sono rimaste contente. Andiamo avanti. La prima cosa sarà quello di andare a lavorare la zucca, e la dovremo cuocere in forno. Ci sono due strade, potete o cuocerla in forno, quindi andare a dare una bella nota di zucca arrosto, che è molto gradevole secondo me, oppure potete tranquillamente cuocerla nel microonde o cuocerla a vapore, o comunque cuocerla bollendola, però vi rendete conto che avrete solo il sentore di zucca castagnosa e perderete un po' quel strong speziato che gli va a dare una bella botta di sapore. Io vi consiglio di farla in forno e o in friggitrice ad aria. Ci servirà all'incirca 250 grammi di zucca. Io la buccia gliela vado a togliere e la vado a fare in quadratini piccolini, così il tempo di cottura sarà inferiore. Volendo la zucca la potete anche lasciare, ma dovete essere consci del fatto che quando andrete a tagliarla in un secondo momento il colore potrà leggermente mutare. Andiamo a fare a fettine e poi a pezzetti. Cestello della friggitrice ad aria o chiaramente del forno, la friggitrice è più un piccolo fornetto ad alte prestazioni, non frigge, cuoce più velocemente essendo più piccolino. Io vi lascio il link qui sotto in descrizione di quella che ho io ce l'ho da 3-4 anni, mi trovo molto bene, mi sta dando una grande mano. L'andiamo a condire. Sale grosso, due giri d'olio, un bello spicchio d'aglio in camicia, qualche foglia di salvia, rosmarino, timo e via in friggitrice. Tempo e temperatura. Quanto? In friggitrice, come vi ho detto, essendo più piccolo, picchiando subito forte, io la vado a cuocere a circa 160 gradi finché non risulterà tenera. Ci vorrà un 25-30 minuti, secondo me, fatta piccolina così. Se la cuocete in forno potete fare anche un po' più alto, 180 gradi, modalità ventilato, finché non risulterà tenerina. Facciamo cuocere finché non è cotta. Quando saranno passati circa una ventina di minuti, grosso modo, togliamo gli odori. Due uova, la zucca chiaramente raffreddata, il grana o i formaggi che volete, circa un centinaio di grammi, 1/2 acciughe, la noce moscata. Io aggiungo giusto 20 o 30 ml di latte. Facciamo 50. Quando avremo una consistenza, vedete, bella liscia e uniforme, stampini. Un giro di staccante o di burro, sacca da pasticceria e la andiamo a riempire per circa 3/4. A questo punto, placca, forno a 180 e andiamo a mettere dell'acqua calda coprendole per circa 1/3. Loro sono a bagno in un dito. Adesso li andiamo a cuocere. La comodità di questa preparazione qual è? Volendo li possiamo fare anche la mattina. Li teniamo in frigo una volta che li abbiamo cotti e quando dobbiamo andare a servirli diamo una botta nel microonde o nel forno a
120 gradi, loro si rigenerano e noi non abbiamo quella preparazione da fare lì, quindi ce li prepariamo, li teniamo nel frigo e al momento del servizio, comunque al momento della cena, dovremo solo preparare la fonduta, che ci mettiamo un attimo, e andare a servirli. Dopo circa 30 minuti di cottura, questo è il nostro flan. In un pentolino, 100 ml circa di latte e abbondante noce moscata. La facciamo andare a fuoco dolce finché non comincerà a leggermente fumare. Dovrà arrivare sui 50-60 gradi, perché sennò poi il formaggio straccia. E andiamo a introdurre il nostro formaggio, con un frustino mescoliamo. Una volta che avremo fatto questo e la nostra salsa avrà una bella consistenza, andremo a servire andando a glassare e irrorare i nostri flan. Quando il nostro latte farà il cosiddetto, vedete, primo fumo, dentro con il grana. 100 ml di latte, circa 80-85 grammi di parmigiano e un fiocchettino di burro. Quando il burro adesso riposerà, tirerà un attimo, sarà ancora più densa. Passatela un attimo al mini pimer. Quando viene la vostra amorosa, voi vi presentate così. Che poi la storia qual è? Voi partite con un antipasto del genere, poi già lei viaggia e dice chissà com'è il primo, chissà com'è il secondo, chissà com'è il dolce. E chissà dopo il dolce. E poi lì sta voi, raga, io più che darvi il tortino. Se non me la dà con un tortino del genere, no, perché quello lì non è tutto, c'è tanto altro dietro, c'è il carattere della persona, magari lei è la ragazza che vi farà stare più bene di tutta la vita, ve lo auguro. Ma se vi dice questo tortino non è buono, non vi dico di cambiarla, perché al cuore non si comanda, però cerco di raccontarvelo. Hai la base, quindi il flan vero e proprio, che è una castagnosità leggera, perché non era molto, non era eccelsa la mia zucca. Prendete una delica che secondo me fate meglio. Ti arriva il sentore delle erbe, ti arriva lontanissimamente l'aglio, ci sta bene l'acciuga perché va a dargli un tono. Mi piace tantissimo il contrasto, perché è una base molto neutra e la salsa, che come avete visto, su 100 ml di latte, cioè 90 g di parmigiano, quindi la salsa è bella saporita. E sgrassatela, il consiglio che vi do è con la noce moscata su. La noce moscata serve appunto a abbassare e sgrassare sta nota di parmigiano. La nocciolina che dà quel autunno. Io vi saluto così, spero, mi auguro che rifacciate questo tortino e che la serata vada nel migliore dei modi, ve lo auguro di cuore. Vi ringrazio per essere arrivati fin qua, vi invito, se ancora non l'avete fatto, per supportare il contenuto, per supportare il canale, vi ripeto, per non perdervi altre chicche su una cena perfetta, di iscrivervi al canale, perfetto, su una cena improvvisata, di iscrivervi al canale accendendo la campanella, lasciare un cuoricino che supportereste questo video e il mio canale, e di commentare scrivendomi un ingrediente, il vostro ingrediente preferito, e io cercherò di farvi una ricettina su quell'ingrediente. Ciao bamboline, buona cena, non deludetemi.